Che hai cantato, Chiara. Grazie. A trovare qui il salmo. Grazie. Mentre ascoltavamo questo canto, pian piano le nostre lacrime hanno ceduto il posto a una serenità di abbandono del nostro cuore, della nostra storia al Signore. E questo non perché le lacrime sono passate, ne avete versate, ne abbiamo versate tante, e siamo certi che stare insieme qui, in questo spiazzale dell'oratorio salesiano, come nella basilica, nella matrice, sabato scorso, significa anche proprio far sì che ognuno di noi diventa come un fratello o una sorella che aiuta ad asciugare le lacrime. Ma questo canto ha portato poi nel nostro cuore un'estrema fiducia, la fiducia di chi si fida del buon pastore. Noi siamo qui, il vescovo, i sacerdoti, ad annunciare che Gesù è risorto, che egli per primo è passato attraverso la valle oscura. Qui c'è, cioè, il testo è stato reso ancora più forte, forse più, se così si può dire, perché già dice tutto la valle oscura. Si parla le tenebre di un abisso oscuro. Sono testi che parlano immediatamente al nostro cuore e ci fanno pensare a sorella morte come a una realtà che tutti desideriamo evitare. E questa valle oscura ci fa pensare come tutta la nostra vita su questa terra deve consistere nel cercare di rendere meno oscura la valle nella quale camminiamo, di rendere più luminosa, più accogliente, più fruttuosa, più giusta, più bella la valle della vita, la valle della fraternità, la valle del sorriso. Penso che Don Bosco, qui siamo nella sua casa, ha desiderato questo per i giovani del suo tempo e per tutti i giovani che sarebbero venuti nella sua casa. E questo allora è il compito, la vocazione che hanno preso sul serio anche questi nostri fratelli, entrati nella valle oscura della morte, proprio attraverso un gesto estremo di solidarietà, di affetto, ti portava a rendere meno paurosa la solitudine di chi cade nella valle oscura. E tutto questo salmo poi ci aiuta ad andare oltre, perché è un salmo che fa camminare lungo i sentieri anche difficili di questa valle, fino alla prospettiva della casa del Signore. La valle diventa, sin da questa terra, nella forza della fede, della speranza, della giustizia, diventa un anticipo della casa del Signore alla quale tutti siamo orientati, incamminati. Per questo io vorrei essere, a nome di tutta la comunità, dire a Benedetta e ai suoi due ragazzi, a Chiara e Gioele, ma anche a tutti i familiari del nostro Roberto, come familiari di Epifanio, dire che la prospettiva della casa del Signore continuerà a riempire di luce il vostro cammino, a rendere ancora più forte il vostro servizio alla vita, il vostro servizio al camminare insieme con bontà, con giustizia, con bellezza. E allora, ancora una volta, mi viene da pensare che abbiamo bisogno di modelli e Don Bosco è un modello, è un intercessore che ci permetterà di continuare a vivere nella fiducia che i nostri fratelli che
sono entrati nella casa del Padre e continueranno anche a pensare a noi e a guidarci nel nostro cammino quotidiano, a illuminare, se c'è bisogno, anche di quei valori dei quali essi si sono nutriti, e a chiedere per noi, come noi chiediamo per loro, quell'abbondanza di misericordia di cui tutti abbiamo bisogno. Maria, Madre del Signore, che ha vissuto le tenebre dell'abisso oscuro della morte del Figlio, è stata l'addolorata ai piedi della croce, possa sostenerci sempre e rendere più sicuro il sentiero della nostra vita, il sentiero che ci porta alla casa del Padre. Ringrazio tutti, ringrazio le autorità, sia civili che militari, perché sono situazioni nelle quali non ce la facciamo da soli a gestire tutto quello che un dolore del genere porta con sé. Però abbiamo bisogno anche, come ho detto all'inizio, di stare uniti, di stare insieme, perché possiamo costruire un avvenire migliore anche per i bimbi, per le due bimbe che hanno attraversato in questo momento il nostro spazio, ci danno idea proprio di questo sentiero che dobbiamo rendere più sicuro. Sia lodato Gesù Cristo. Buonasera.